Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, sono le 9. E siamo in sessione, quindi parte lo standard Climax. Standard Climax. Due ore e mezza. E con ore ovviamente notturne, quindi. Esatto. Allora, dove siamo ragazzi? Stiamo continuando l'esplorazione di questo tratto di questo corso d'acqua, appunto, quella nel video precedente ci avete visto nel bacino, mentre adesso ci siamo spostati più avanti e peschiamo proprio nel canale. Allora, solito, premetto, tre canne, picchetti. Posto completamente nuovo per noi, prima volta che siamo qui, perché ovviamente ragazzi la sfiga vuole che noi questi posti li esploriamo a quest'ora qui, quindi. E quando siamo in pesca, non è che facciamo grossi giri per vedere. Non abbiamo modo di vederli di giorno, perché purtroppo non sono né vicini comunque alle nostre abitazioni e tantomeno al lavoro, quindi è un po' complicato. Ci affidiamo a Google Maps e un po', diciamo, per sentito dire. Quindi niente, piccolo assunto, stiamo continuando a pescare appunto in questo tratto di canale. Come peschiamo? Solito ragazzi, mix Climax, su due canne io e due canne Max. Io ho una pop up nera al pesce, quella che abbiamo fatto, le ultime che abbiamo fatto. Max invece ha innescato una pop up alla crema bianca, semplice, okay. Crema e pepe, le prime che avevamo fatto. Sì, basta, non abbiamo più ragazzi, perché l'ultima ce l'aveva lui, quindi abbiamo finite, adesso ne rifaremo ancora, quindi basta ragazzi. Quindi detto questo, breve panoramica adesso di come abbiamo posizionato l'attrezzatura, come ci siamo attrezzati, comunque solito minimal, speriamo minimal. Beh, quello ovvio, si spera sempre che si faccia almeno. Noi confidiamo in una carpa a sessione. Sì, perché in due ore e mezza qui, cioè, esatto, va ben tutto, ma viene qualcosa di più meglio, però diciamo che noi vai contenti insomma anche con una carpa. Anche da 5 kg. Quindi niente ragazzi, vi mostro un po' adesso come ci siamo sistemati e che Dio ce la mandi buona. Speriamo. In qualche bella soddisfazione. Vi mostro il posto. Allora, ci siamo, vi mostro un po' lo spot. Ah, c'è anche la nostra amica Panti, l'amica pantegana, eccola qua. Vediamo se riesco a inquadrarvela, no. Ragazzi, più che una pantegana sembra un gatto, è enorme. Eccola là. Cioè, veramente ragazzi, io ho avuto due gatti ed erano grandi uguali. Vabbè, allora, torniamo alla pesca. Questa ragazzi è la posta di Max, quindi Max è sistemato qui come al solito, quindi canne con divise singole insomma una dall'altra, secchio sempre pronto. Qui abbiamo attrezzato il cavalletto per essere veloci nelle riprese poi della carpa in culla, la culla, guadino pronto, e io mi sono messo un po' più avanti. Eccola qui la nostra amica. Io vorrei darvi l'idea di quanto grande è, ragazzi, è enorme. C'ha la testa che è, boh, non so, immensa. Vabbè, stai là, stai buona. E io mi sono messo qui come al solito, picchetti, buzzboard, tre canne e via. Allora ragazzi, una cosa che non vi abbiamo detto è che abbiamo scelto di usare il mix nostro, di usarlo per il centro del canale. Abbiamo tenuto le pop up nel sottoriva, nel nostro sottoriva. Max ovviamente ce l'ha sulla canna a sinistra e io ce l'ho su quella tutta più a destra. E basta, io non aggiungerei altro. Adesso manca solo che arrivi a trovarci qualche bella carpa. Nutri ce ne sono, intanto ragazzi è pieno veramente, mai vista tante nutri in vita mia così. Anche perché sono d'Italia, Max. Mamma mia. Vabbè, ok ragazzi, dai, speriamo che arrivi una carpa. È partita la canna di Max. Guadino. A bomba. Un attimo che arrivo, Max. Sì, sì. Porca miseria, sta venendo la canna in acqua. Saltato via il picchetto, talmente partita forte. Bestia, dove sei? Ok, allora tu
punto a sinistra, vengo là. Se riesci a andare giù dall'altra parte, qui. Il colore qua, c'è la si vede la telecamera? Sì. Ho ciò che di basso il codino. Porca miseria, qui l'ho presa l'ultimo la canna, stava andando giù. Sapevo che avevo piantato male perché. Ci siamo quasi ragazzi. Sì! E sorpresa ragazzi! Sorpresa! Allora ragazzi, vi faccio vedere spinner rig pop-up del 16 alla crema, fatte da noi ovviamente. Per quanti di voi mi continuano a chiedere, ma Max, Cri, sicuri la pop-up in canale, in fiume? Questi sono i risultati. Pop-up del 16 su spinner rig. Abbassa un po' Max. In canale. Quindi quando vi diciamo sempre su tre canne una pop-up, non si scherza. Guardate, adesso vi faccio vedere i risultati. Speriamo che la carpa collabori. Magnifica. Ragazzi, spinner rig, carpa specchi di canale. Guardate che coda. Cerco di farla del meglio. Un attimo, Cri, un attimo. Sono lavato. Guardate che bella, ragazzi. Tirala su un po'. Allora, facciamola vedere per gli amanti delle bocche. Spinner rig. Perché amo gli spinner rig e i German rig? Per questo motivo, ragazzi. Per questo motivo. Adesso si è un po' agitata ragazzi, vediamo se riesco l'ultima volta. Eccola qua, sarà un 7-8 kg Cri? Oddio. Qualcosa di più? Mi ha fatto partire la canna dai picchetti, stava andando la canna in fiume. Guardate che bella. Vai Max. I love you spinner rig. Di lasciarla. Sì, vado. Bene ragazzi, andiamo a lasciarla adesso. Sempre ovviamente con la sacca di rilascio. Beh, quello è il minimo. Allora, aspetta che provo a riprenderla. Eccoci qua. Ci siamo. Una specchi ragazzi, con la pop-up alla crema. Eccola. Non è ancora pronta. Non bisogna avere fretta di lasciare le carpe. No. Lo diciamo sempre. In acqua. Va riossigenata bene. Eccola, eccola. Salutiamola. Torna a trovarci quando sarai 2 kg in più. Una specchi con lo spinner rig. Cazzo. Qualche altro commento così a caldo? No. Perché? Sono soddisfatto. Ti dico perché, Cri. Perché tante critiche abbiamo ricevuto in questi anni perché sembravamo degli scemi, passami il termine, però e poi le salacrema non andavano più di moda, pescare con il sacchettino in PVA e lo spinner rig in canale, cioè
ho detto tutto, no? Quindi sì. Io la mia rivincita l'ho presa stasera. Una specchi, scusate. E che specchi. Bene ragazzi, l'avventura continua. Eccomi qua. Ancora qualche ora questa sera qui in questo tratto di in questo tratto d'acqua. Speriamo la serata prosegua altrettanto bene. Sono contento perché oltretutto con le pop-up Max, io mi ricordo, ragazzi, se ve lo ricordate in un altro video, ho fatto una volta una fully, sì. Sempre con le pop-up. Pop-up in canale, ragazzi, non è da sottovalutare. Lì, fai vedere il picchetto come me l'ha conciato. Dalla furia della partenza, guarda il picchetto. Avevo la canna che stava andando in acqua. Sì, il picchetto effettivamente è storto. E le ho piantati bene, eh? Guarda che roba. Mi ha proprio tolto il picchetto. Sono stato fortunato. Va bene. E allora si prosegue. Speriamo. Sono stato fortunato. Di fare un'altra cattura, altrimenti ragazzi la serata per noi può essere già conclusa qui perché. Alla grande. Bene. Bene, sessione siamo arrivati alla fine. E allora, tiriamo un po' le somme, ragazzi, di questa sessione. Allora, innanzitutto, c'è stato il pesce, quindi. E che pesce! E non è da poco in due quindi, ore e mezza. Diciamo che è andata bene, è stata una sessione che ci ha portato dei risultati. E abbiamo visto un po' il posto, abbiamo un po' conosciuto un po' questo posto un po' meglio. Per essere la prima volta, direi che. Sì, direi che come prima approccio non è male. Poi che altro c'è da dire? Beh, lascio a te dire una cosa. Sono contento, Cri. Sono contento perché. No, allora ragazzi, ribadiamo un. Sono contento, Cri. Un piccolo concetto che per noi è fondamentale, che è un po' anche lo scopo del nostro canale. Noi sappiamo che tante volte siamo un po' controcorrente o che magari facciamo un po' le cose che generalmente non si dovrebbero fare, lo sappiamo benissimo. Spiega cosa, perché se così sembra che usare le pop-up in canale esatto. non fare pasturazione preventiva. Allora queste sono cose che sappiamo che andranno, che vanno fatte, può andare male poi anche, però ragazzi noi nella nostra umile esperienza abbiamo visto che le pop-up in canale non sono da sottovalutare. Questa carpa e questo video ne è ancora un esempio, sì. Ne abbiamo altri video in cantiere che potete andare a vedere tranquillamente nel nostro canale, dove con le pop-up abbiamo fatto carpe in canale in libera. Quindi diciamo che io e Max pensiamo fortemente che la pop-up sia un'ottima arma vincente in canale. No, ma Cream, spieghiamo un attimo, cioè abbiamo 6 canne in due. È inutile buttare 6 canne tutti affondanti, anche perché abbiamo. Sì, questo, attenzione, questo ovviamente è un nostro pensiero, pensiero strettamente personale. Però una cosa che noi ragioniamo così: prima volta che veniamo su questo spot, non conosciamo il fondale, non abbiamo fatto col dipper perché il tempo, ragazzi, non ce l'abbiamo. Perché 2 ore e mezza non mi metto a sondare. Potevamo anche farlo, però abbiamo preferito. 2 ore e mezza, Cri. Se perdi mezz'ora per sdipperare un attimo, cioè non vale la pena. Quindi. Non conosciamo il fondale, è inutile che metto 3 canne io e 3 canne lui, tutti affondanti, quando magari sotto c'è melma, tutto limaccioso, o magari ci sono anche un prato d'alghe o cosa. Quindi va bene, ne mettiamo 2 affondanti, ma una noi rigorosamente pop-up la mettiamo, perché se non conosciamo lo spot è inutile avere 6 canne uguali, cioè 4 affondanti e 2 pop-up, anzi ti dirò di più. Che una la bilancio anche di solito, una è affondante secca, l'altra è 20-16 bilanciata e una singola pop-up del 16. Tutto qua. Esatto, preferiamo avere sempre una scelta, quindi non avere sempre, non avere 3 canne diciamo uguali. E niente, queste diciamo differenze alle volte pagano, alle volte no, però diciamo ovvio. Che a noi sinceramente la pop-up il canale in fiume ci ha sempre
dato soddisfazioni. Delle soddisfazioni. Sì. Quindi ragazzi, non sottovalutate, questo è un consiglio che insomma possiamo darvi vista un po' le... Sì, consiglio che diamo perché insomma la carpa l'hanno vista, il rig l'ho fatto vedere, non è esatto. Che me lo sono inventato al momento, quindi... Quindi, beh, dimostra anche che lo spinner rig Max è un gran rig, ragazzi. Quando vi dico fate lo spinner rig, fate il German rig, cioè io sono un amante di questo rig. Io non li faccio perché, ripeto, sono per i rig quelli classici, però bisogna ammettere che lo spinner rig ha un potere all'amante che... E non so se si è visto durante il combattimento, ma Christian, quando doveva inguadinare la carpa, a un certo punto... La carpa è praticamente quasi uscita dal guadino. Sì. Lì, se hai un rig messo anche male, si slama la carpa. Ci sono quei momenti quindi... dove ce la stai inguadinando ed esce a un certo punto. Esce come esatto. È successo nel video esatto. Precedente, ragazzi. Ma la carpa l'abbiamo persa così. Questo per dire cosa? Che lo spinner rig, quando allama, allama. Esatto. C'è poco da fare. E io continuerò sempre ad usare questi rig pop-up perché... Secondo me hanno un potere allamante molto più decisivo rispetto magari a una singola fondante. Parere personale. Ovvio. Sì. Se sono cazzate va bene, ma per i più sensibili vogliamo, ci teniamo a dirvi che sono opinioni esatto. Strettamente personali. Personali e basta. Bene ragazzi, allora concludiamo questa sessione. Ora sbaracchiamo tutto. Quelle quattro cose che abbiamo sì, anche perché il sonno inizia a farsi sentire. E noi vi diamo appuntamento al prossimo video e... Basta ragazzi, vi ringraziamo tutti perché abbiamo avuto modo di, insomma, in qualche modo di incontrarvi, di vederci, quindi... Sì, pian piano sta prendendo piede anche la nostra community, quindi... Ci fa molto piacere anche trovarvi e scambiare due parole con voi, quindi esatto. Ci rende veramente contenti e felici e orgogliosi di andare avanti con questo progetto, canale che ci sta... Dando soddisfazioni esatto. Grazie a voi più che altro, perché... Basta, ricordiamo Crimax_carfishing per chi ci vuole seguire su Instagram, Crimax_carfishing per Facebook, il canale che state guardando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci diamo appuntamento alla prossima sessione. Ciao da ragazzi. Crimax è tutto. Ciao!